Ciao a tutti, Coach, ben ritornati alla vostra Andrea91 su Pokémon Ultra Sole. Nuovo episodio. Abbiamo Lilia subito che ci chiama. Andrea, dica Lilia, dica. Dai che voglio andare a catturare un po' di Pokémon, dai. Io mi perdo sempre. Ah, persino quando entro nel negozio per comprarmi dei vestiti non so mai da che parte è l'uscita. Ti stai dirigendo alla grotta sottobosco, vero? Che emozione, è la tua prima sfida. Una volta ho letto in un vecchio libro che un tempo il giro delle isole era un viaggio per mettere alla prova se stessi e acquistare forza lottando con i Pokémon protettori. In effetti a Lily ho anche sentito dire che a Tapu Koko piacciono le lotte di Pokémon. Forse lottando contro di lui potrei finalmente scoprire perché quel giorno aiutò te e Nebulino. Senti, volevo darti questi revitalizzanti. Ricordati di usarli se hai bisogno di rimettere in sesto un Pokémon esausto, mi raccomando. Ok, 3 revitalizzanti. Ad ogni modo ti auguro buona fortuna con la tua prova. Faccio il tifo per te, Andrea. Grazie, Lilia. Ma ancora questo Tauros? Ma basta? Ehi, Andrea, sono appena riuscito a calmare Tauros. Vuoi fargli qualche carezza come l'altra volta? Ah. Gli solletichi il naso, gli tocchi le zampe, gli accarezzi le corna. Ti piace? Ok. Guarda com'è felice, Tauros riconosce le persone che amano i Pokémon. Ma non è solo quello. Allora ti vuole partire anche lui per il giro delle isole. È un vero peccato che non possa partire da solo. Oh, vuoi giocare a farti rincorrere? Guarda che sono il cauno dell'isola, non sperare di battermi. Oh. Ok, andiamo però. Questo è percorso 2, giusto? Oh, yes. Dove l'erba cresce rigogliosa. Sì, qui ci sono anche i Pokémon che scorrazzano nell'erba e ti vengono incontro attaccandoti ferocemente. Ekans! È apparso un Ekans selvatico. Dato che l'ho già registrato, non appare l'animazione del Pokédex. Oh! Livello 10! Come tentativo di fuga fallito, dai! Abbiamo battuto anche questo Ekans, mamma mia che fatica. Mi ha tolto un bel po' di punti, eh. Accidenti a lui. Vediamo un po' pozione. Ok, e questa è fatta. Ora, combattiamo contro questa allenatrice. A questo punto faccio salire al livello di evoluzione Poplio. Almeno ho un Pokémon forte in squadra, abbastanza forte. Perché anche se Rockruff è forte e si evolve però al 25, quindi insomma, un Pokémon evoluto in squadra fa sempre la differenza. Ok, Leopop, abbiamo davanti un Cutiefly. Non dovrebbe essere troppo difficile per te. Andiamo di Pistolacqua, dato che è folletto incantavoce e non ha alcun effetto particolare. Però paralizzante ce l'ha su di me. Ma vado. Attraversiamo senza problemi la paralisi che ci percorre il corpo e connettiamo il pistolacqua una seconda volta. Ce la faccio. Vento di fata. Ok, connette il pistolacqua e vai, grande così. Cutiefly esausto. Sì, sei arrabbiata quanto ti pare, a me non interessa. Ora dobbiamo usare l'antiparalisi. Mamma mia, però, ragazzi, già ci torzano così, punti salute, paralisi e quant'altro. E allora? Ci torzano malissimo subito all'inizio del gioco. Oh, sì, questa è la strada per il cimitero. Non so però se compare solo di notte Murkrow. Perché Murkrow, ricordo, è un Pokémon comunque sia notturno. Oh, qui dovrebbe esserci l'allenatrice di Pikachu. L'allenatrice, aspetta. Diciamola bene, la doppiatrice di Pikachu, diciamo Ikue Otani, che comunque sia fa la Ranger, non so, la ragazza del Ranger. Non so di preciso chi in persona in questo gioco. Gastly, quindi se appare Gastly dovrebbe apparire anche Murkrow senza problemi. Murkrow poi è un Pokémon che porta sfiga. Il corvo della morte, una cosa del genere, proprio bruttissima come cosa, poverino. Questo è il primo Gastly che incontriamo, quindi... Oddio, folletto com'era contro lo spettro veleno? Ah, no, è veleno, quindi anche se fosse super efficace contro lo spettro non avrebbe effetto. E vai, connetti il pistolacqua e Gastly se ne va nella tomba da dove è venuto.
Ok, perché mandarlo a quel paese non avrebbe senso. E sapete, no? Stavo dicendo, Ikue Otani, forse la troviamo più in là, la incontriamo prima, non mi ricordo dove la incontriamo di preciso. Però, so che, attenzione, se non avete visto il film dei Pokémon, io non l'ho visto, però purtroppo mi sono spoilerato malamente quella parte. E se non l'avete visto, tappatevi le orecchie. E praticamente nel film dei Pokémon, Pikachu, attenzione, arriva lo spoiler in 3, 2, 1, Pikachu parla. Sì, dice ad Ash a Pikachu, perché non sei entrato nella sfera? E Pikachu gli dice con parole umane, è perché volevo stare con te. Ok, ora lo spoiler è finito, avete visto il contatore lì sotto dello spoiler, potete stapparvi le orecchie, fate quello che volete. Lo spoiler è passato, non c'è più. Però, vi ripeto, se avete visto il film è meglio per voi. È un po' duro da mandare giù, sempre, cioè è la pre-evoluzione di Chansey, quindi insomma è un bel tank speciale. E poi ha un casino di punti salute. Acquaggetto vuoi imparare? Ma certo, ma ti levo ruggito! Almeno abbiamo una mossa che ha priority, se no porca miseria. Senza mosse con priority alte stiamo messi malissimo, ragazzi, eh. Oh, certo che gli imparo confusione a pizza pie. Leviamo azione per il momento. Non si sa mai che il rafforzatore possa tornare utile. Magari per l'inizio del gioco, poi quando saremo a livelli più alti e si può anche fare a meno di rafforzatore. Non so se in mezzo a queste tombe c'è qualcosa. Quindi no, la ragazza di... diciamo, il PNG di Ikue Otani, lo troviamo più avanti, lo troviamo. Infatti lo dissi nello scorso Let's Play di Sole, che si chiamava Ikue e aveva un Pikachu femmina. E appunto ho connesso le due cose e ve l'ho fatto notare. Poi non so in quanti abbiano guardato fino a quella parte, perché diciamo che il mio ratio di visualizzazione si ferma a metà video e poi tutti quanti scappano. Vorrei capire perché, ditemi, se vi faccio schifo ditemelo, almeno so, almeno lo so. Però ditemi, migliore in questo, migliore in quell'altro, no, come nei video di Yokewatch, fai schifo, però non mi dite dove migliorare. Però, che ci vogliamo fare? Questo è l'internet. Eccola! Sta qui allora, Ikue! Che poi doppia anche Chopper in One Piece. Oddio, non so quante altre voci faccia, però io so queste due che sono le principali, le più conosciute, Pikachu e Chopper. Ok. Ehi! Non ti girare, mi fai prendere i colpi. Devo una pozione a Poprio che poverino sta messo un pochino maluccio. Dai Marco, non posso aspettare la notte per provare a prenderti. Vedi ricomparire. MT-100, confidenza. Confidenza. Fammi un po' vedere cos'è confidenza, che non me la ricordo. Confidenza. Chi la usa svela di segreti avversari. Gli strendole. Oh, ma dai. Eccoti. Ti mostrerò la mossa in cui eccelleva il mio amato Pokémon. Eccelleva? Quindi non... è morto, cioè. Cosa è successo? Ikue, è lei, alleva Pokémon, ecco! Non mi ricordavo che classe fosse. E infatti, Ikue Otani ha un Pikachu femmina. Sì, quindi stavo qui, stavo, mi ricordavo bene. Le hanno cambiato posto, le hanno cambiato. Oddio, però Pikachu ha statico. Andiamo con Incantavoce che è speciale. Pika! Ogni attacco Pika! Pikachu! È andato anche Pikachu! Che poi questa cosa che Pikachu parla fu introdotta nella sesta generazione, appunto. E lei Pikachu? Ok. Sto un attimino ancora qui, se riesco a trovare Markrow. Io lo voglio Markrow, so che si trova qui. Allora, non si trova, però fra poco sono le 6 di pomeriggio, quindi farà buio e penso si possa trovare anche un Gastly. Voglio dire un Markrow. Però intanto andiamo avanti, poi aspetto un attimino che facciano le 6 e poi dopo vado a prendere Markrow.
Sono un bimbo che ha grinta da vendere. Bene. Io ora se vuoi te la compro. È abbastanza resistente. A parte che c'ho più attacco speciale che attacco io, con Leopop, quindi. È pure più veloce. Bene. E va KO. Un altro Pokémon. No, non ho altri Pokémon. Meglio così. Cavolo, velocità 15 a 15. Mamma mia. Sale col livello. Sale di pari passo col livello. Qui non c'è nulla. Ok. Oh, un altro stemma. Allora ce ne sono. Anche qui ce ne sono. Permesso, posso entrare? Salve. Sono contento che mio figlio Ivan ci vede il mondo, ma potrebbe farsi sentire più spesso. Volevo addrizzarlo a suon di lotte Pokémon, ma la fiesta lui a mettermi in riga. Ah, nella foto c'è un ragazzo che mostra il Chondor del giro delle isole. Oh. Quindi praticamente i vestiti hanno un sottile strato di polvere. Mi chiedo di chi possa essere questa casa. Questo libro. C'è un altro adesivo qui, ma dai! Ma quanti adesivi ci stanno? Ma ci picchia. Ok, qui c'era la Pokéball da prendere. Attenzione, improvvisamente si è fatto notte nel gioco. Quindi, quando manca un quarto alle 6 già si fa notte, mamma mia. Però andiamo avanti, aspettiamo ancora un attimino, però poi andremo a vedere se si trova appunto Murkrow. Appaio rimacuita con la notte. Dai, su, fate serie. A te t'ho catturato nello scorso let's play. Benvenuto al mio motel a due passi dal mare. Senti che profumo di salsedine. Ho visto che fermo il mio crab brawler. Ferme passanti per portarli a vedere il mare. Non sai quanti clienti mi procura. In realtà anche troppi, tanto che non ho più stanze libere. Ma non significa che tu sia venuto qui a fare per niente. Vieni, ti faccio vedere una cosa. E se me ne volessi andare? No, non posso andarmene. Cioè, posso andarmene, ma voglio vedere cosa vuole farmi vedere. Salve. Distributori. Non c'è nessuna delle mie bibite preferite. Non avete la Monster, maledetti. Non ha più stanze libere, di cui solo due accessibili, veramente. Vedo che è un Pokédex. Ti darò delle Minor Ball. Proprio. Vedo che è un Pokédex. Ti do delle Minor Ball. Proprio svogliato. Il trucco non va proprio. Fammi vedere il trucco allora. Non c'è trucco, non c'è inganno. Il gioco delle tre carte. Ok. Oh, vedo roba là. Roba bella. Forse dentro quegli appartamenti c'era un adesivo, ma non ci ho fatto caso. Oh, un surfista che è un allenatore. Ma combatte con la tavola da surf in mano. Allora, giovane allenatore, è la prima volta che vedi un surfista? Nella vita reale no. Nel gioco neanche. Quindi, beh. Oh, quanto è caro. Eros. Delibird. I surfisti che hanno Delibird, perché? C'è poi un Pokémon ghiaccio ad Alola. Ma si crepa di caldo, poverino. Andiamo con Acquagetto. Attacco per primo, almeno. O lo mando KO oppure no. Però, mando KO. Voglio portare Poplio al livello 16, almeno si evolve. Non sono riuscito a cavalcare la vittoria, ma mi riprenderò cavalcando le onde. D'altronde sono un surfista. Con quale voce poi l'ho fatto? Ok. Ma anche il Surf Mountain è uno spasso. Sì, dovremmo provare il Surf Mountain, vero vecchio? Tada! Guarda che meravigliosa distesa di sabbia dorata, la spiaggia Big Wave. Ci puoi incontrare molti Pokémon interessanti. Non lasciarti sfuggire l'occasione di andare a dare un'occhiata. A proposito, questo sentiero abbiamo costruito io il mio Crab Brawler. Bello, eh? Oh, ok, pensavo. Non pensavo ci fosse una transazione del genere. Spiaggia Big Wave. Ah.
Salve signorina, posso parlarle? Ok, sì, posso. Può scambiare i punti Lido con qualche premio. Non so cosa sia. Benvenuto, vuoi insegnare una mossa in cambio di PL? No, io non so cosa succede. Ciao e benvenuto alla spiaggia Big Wave, il posto ideale per fare un po' di surf mountain. Cos'è surf mountain? Te lo spiego subito. È un particolare tipo di surf che si fa sul dorso di un mountain. Non l'avresti mai detto, eh? È passatempo ideale per chi ama cavalcare le onde. Però tu mi sembri ancora un po' troppo giovane e inesperto per questo sport. Sai, è un passatempo un po' pericoloso. Perché non torni quando sarai diventato un po' più forte? Io e Mountain aspetteremo il tuo ritorno a braccia aperte. Ora che ci penso? Mountain non ha le braccia. Signorina, lei è poco divertente, lo sa? Non mi dire che non posso andare qui dietro, ma... Ah. Se quindi non posso fare surf mountain ancora? Ah. Beh, almeno so come intitolare questo video. Niente surf mountain per me. Grazie molto della comprensione. Però è cattiva quella donna. Oh, ciao, signore che pesca. È un uomo da pesca? Oh, no, non è un uomo da pesca per me. Niente ami da pesca per Andre Link. Largo al Team Skull! Adesso vi facciamo vedere noi come si surfa con Mountain. Occhio allo Ska Skull! Ah, quindi possiamo prendere Mountain allora, eh? Volevi, donna, eh? Yo, yo, yo! Ah, il Team Skull, di nuovo qui. Lo sapete che tanto non potete surfare? E perché no? Ti sembriamo forse dei mocciosi? No, ma... Ma cosa? Ma vi dimenate come degli esagitati anche in groppa a Mountain e così finite sempre in acqua. E beh, vuol dire che dovremmo rinunciare al nostro stile? Esagitati. Ah, sì, so cosa vuol dire esagitati. No, aspetta, quella era... No, quella è un'altra parola, era niente. Ma lasciaci in pace. Era un'altra parola peggio di esagitati. Che ti piaccia o no, noi andiamo a surfare. Bene, quindi dovrò seguirvi in acqua allora io. Ah, ho capito. Battendo questi bulli noi possiamo andare in grappa a Mountain. Ok. Cosa c'è? Vuoi il mio aiuto ora? Devo per forza. Non mi ha fatto fare neanche a me surf con Mountain perché sono troppo piccolo. Ragazzi, io non vorrei davvero. Sono io. Prima te la sei cavata, ma adesso ti conciamo per le ferie. Ma no, volevo parlare con voi. Volevo rubare insieme a voi il Mountain. Cioè rubare, fare surf su Mountain, perché rubare è sbagliato. Però fare un po' di surf senza che quella donna ci mi dia fastidio. Questo volevo fare io solamente. Invece voi non avete capito, avete frainteso. Ah. Va bene, Lio Pop, siccome ci hanno frainteso, conciamoli per le ferie. Oh mio Dio. Lio Pop. A pochi punti, salute. Dobbiamo finire in fretta questa lotta. Vai, pistola acqua. E anche Drow si è andato. Oh, ok. Vediamo quanti punti riceve. Pochi. Però tengo ancora in campo. No, aspetta, forse posso cambiare su Slyla. Ah, sì, con quell'altro. È una bella batosta ricevuta, sì. Se prima di affrontare l'altro ci devo parlare. Ah no, niente, non ci devo parlare. Torniamo a sfidare Liam. Ma come torno a sfidare Liam? Non riuscite neanche a battere me. Grazie per me tutto, Mountain. Sei risparmiato un incontro ravvicinato con quei tipacci. Per ringraziarti vorrei darti questa. Ti sarà utile per il giro delle isole. Sono sicura che supererai la prova di Liam senza problemi. E una volta che anche il Kaunala avrà riconosciuto la tua forza, torna qui per surfare con Mountain. Ah, potevi dirmelo anche prima che bastava che io sconfiggessi il Kauna per poter surfare con Mountain. Oh, qui dietro c'è un mondo da scoprire qui dietro. I Mountain hanno un temperamento veramente docile e non gli dà fastidio essere cavalcati da delle persone. Non badano neanche a Remoraid che gli si attaccano addosso. In effetti Mountain senza Remoraid non va mai in giro. Oh, guardalo. Ok, prendiamo la Pokéball che era qui. Erba chiara. Ah, ok. Erba chiara è quella. Aspetta, cos'era? Quella che ti faceva recuperare le statistiche se ti si abbassavano? Sì, ripristina le statistiche, infatti. Ok, quindi ora proviamo l'ultima cosa prima di andarcene via. Proviamo a catturare questo benedetto Murkrow. Neanche a farlo apposta. Sono scoccate le 6 sul 3DS e anche nella vita reale.
Chi appare? Murkrow! Neanche a farlo apposta, è primo Pokémon che appare appena scoccano le 6. Murkrow, ti sei fatto attendere, ma io ti catturo ora. Oh! Che catch rate ha sto Murkrow? Mo se non è forte mi incavolo però. Va bene che posso già vedere le IV che ha a livello 8, però se fosse al 10 si vedrebbero un po' meglio. Se stesse a livello 10 si vedrebbero leggermente meglio. Adora gli oggetti luccicanti, la sua brama di tesoro che porta a infiltrarsi nelle tane di Gigabyte per rubare le pietre preziose che custodiscono. Vuoi dare un soprannome? Cavolo, sì. Zakuro! Sapete i giapponesi che non sanno pronunciare bene le parole in inglese, no? The Crow, Zakuro! E ora che mi ha arato l'intero team, io direi che posso concludere qui il video, Kuj. Io spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo domani. Bye bye, Kuj!